Ciao ragazzi, voi che siete TikToker, se siete aspiranti TikToker, dove state, volete diventare famosi? Ci penso io. Io ho un account su TikTok, ho 5.000 follower. Come ha fatto a raggiungere 5.000 follower? Sono pochi. Ma per uno che ne ha 500, dice, cazzo, voglio arrivarci anche a 5.000. Allora vi dico la mia storia. I primi 1.000 follower li ho fatti tramite il Marchese. Il Marchese era un ragazzo che, un signore sì, che ti faceva, un amico di Kabilame tra l'altro, faceva aumentare le persone su TikTok, legalmente. Tipo tu seguivi una persona e questa persona qua ti doveva ricambiare. Okay. Io ero a 400 follower quando l'ho fatto e sono arrivato a 1000 tramite questa. Poi tramite questo metodo, che adesso non si fa più tra l'altro. Ho detto, il mio obiettivo è arrivare a 1000 entro un mese. Io ce l'ho fatta. Io ce l'ho fatta e ho detto basta, ora mi fermo, non lo faccio più. E ora porto un sacco di video e penso nuovi video da portare che siano divertenti e allo stesso modo cerco di intrattenere la gente, no? Quindi ho detto, ma perché? Mi sono fermato un attimo e ho detto, ma perché non faccio le live? Perché non fare le live come faceva il Marchese? Quindi ho detto, ok, inizio a fare live, guardo un po' i contenuti che facevano gli altri nelle live e dico, cazzo, ma questo qua sta facendo voto le foto profilo. E dico, voto foto profilo. Ci sta, voglio farlo anch'io. E da lì, ragazzi, è nato tutto, perché io ho iniziato a fare voto foto profilo, entrava la gente da me, io li votavo, loro mi seguivano. E è tutto legale, bastava avere un po' di cervello. Tu ci pensi e dici, bah, perché doveva seguirmi per un voto che non sono nessuno? Ecco, è qua che ti rispondo. Non lo so. No, scherzo, non lo so, ragazzi. Però magari una persona che ci ha impiegato tanto per fare sta foto, magari vuole un giudizio gratis. Perché no? Io, ragazzi, cioè, non mi reputo fotografo, ma comunque un aspirante. E faccio foto, faccio video, un sacco di cose, ho fatto anche in passato e credo di essere abbastanza esperto in questo ambito, quindi sono riuscito a dare anche un voto alle loro foto in base a quello che è la mia passione, tra virgolette. Quindi c'erano anche foto tipo un po' photoshoppate bene, quindi davo anche 10, no? E da lì è nato tutto. Quindi ragazzi, vi consiglio di fare le live, se avete 1000 follower fate le live perché è importantissimo, il primo passo. Come arrivare a 1000 follower, vi starete chiedendo. Per arrivare a 1000 follower, ragazzi, dovete continuare a caricare video. Almeno un video al giorno che fate duetti. Duetti divertenti, magari con gente che urla e tu. O magari gente cringe e tu inizi a urlare. Per ironia, ovviamente, mettete anche sempre hashtag ironia, perché la gente è molto sensibile su queste cose. Se volete scrivermi su Instagram, vi aiuto volentieri ad arrivare a 1000 follower. Scrivetemi e magari vi do una mano, dipende da quanto tempo ho in questi giorni. Vi consiglio comunque le live, perché le live devi farle almeno 4 live a settimana. Tu, se hai l'obiettivo di arrivare a 100.000 follower, ti metti un obiettivo, magari voglio arrivare a 10.000 follower, che è il mio obiettivo. Mi ero proposto di arrivare a 10.000 follower entro marzo 2022. Ora sono a 5.000 ed è il mio obiettivo entro fine anno. Ci sono arrivato. Poi ovviamente sta a voi col vostro tempo iniziare a fare live. Sta a voi col vostro tempo fare i video. Sta a voi col vostro tempo far tutto. E io faccio live ovviamente quasi 2 o 3 giorni a settimana. Quindi già ci sta un limite che mi metto sempre. E niente ragazzi, vi ringrazio a tutti e seguitemi su Instagram, seguitemi su YouTube, condividete con chi volete e noi ci becchiamo in un altro video. Ciao ragazzi.